mio dovere procedere alla costituzione, in qualità di comune capofila, alla costituzione della conferenza d'ambito. Naturalmente era mio dovere, vista la inattività del comune di Rocco Bascerano riguardo all'approvazione della convenzione ex articolo 30, di richiedere, come ho richiesto ieri al Presidente della Giunta regionale, la nomina del commissario ad acta perché quest'atto si sostanzi. Dovrò concludere questo processo perché attiene alle responsabilità del sindaco del comune capofila, che è il comune di Avellino. Quindi una volta ottenuta l'approvazione della convenzione ex articolo 30 anche del comune di Rocca Bascerana, procederò alla riconvocazione dell'assemblea. Questo è assolutamente sbagliato pensare che i comuni, anche un solo comune, venga escluso dalla discussione programmatoria, dall'attività programmatoria. Io vorrei spiegare ai cittadini che nessun sindaco si è mai sognato, si sogna o si sognerà, di preoccuparsi di definire le nomine senza sapere poi che cosa si dovrà andare a fare. Questo era semplicemente un adempimento per dar seguito ad una disposizione di legge regionale. È chiaro che bisognerà riferirsi ai territori, riferirsi alle esigenze dei territori, guardare alle esigenze dei sindaci e delineare l'attività di gestione e di programmazione della conferenza d'ambito. Ma è una responsabilità collettiva. Collettiva, non è una responsabilità solo del sindaco di Avellino o del sindaco di Ariano, per esempio, è una responsabilità collettiva a cui bisogna ed è necessario dar seguito ed è preliminare a qualsiasi altra attività, però la conferenza va costituita tecnicamente e giuridicamente e bisogna dargli l'ufficio di presidenza perché la legge così prevede. All'interno di questa discussione, che sicuramente ci sarà sulla gestione, dovrà anche essere valutata la eventuale possibilità che, riguardo ad investimenti su infrastrutture che pure sono necessarie per gestire il ciclo dei rifiuti, si possa prevedere il concorso dei privati, ma questo nella condizione che il pubblico guidi comunque il processo e vigili sul processo. Ma è indirizzato a tutti perché il sindaco di Avellino è diventato, secondo alcuni organi di stampa e non solo, l'oggetto dello scandalo. Io ho pensato più ad occuparmi della città di Avellino, a lavorare tutti i giorni come ho sempre fatto dal primo giorno del mio insediamento, però questa è diventata una situazione insopportabile perché rispetto a questo io reagirò adesso colpo su colpo rispetto alla mistificazione, rispetto alla cattiva informazione e rispetto alle cattiverie e alle insinuazioni che anche qualche volta si verificano all'interno del Consiglio Comunale. Questa stagione è finita. Gli scontenti della sua maggioranza più volte le hanno chiesto un cambio di passo, si è parlato di rimpasto in giunta, settembre sarà quello il momento? Io, come dicevo poco fa, io ho preso atto della conclusione della prima fase della mia amministrazione. Utilizzerò queste prossime settimane che molti consiglieri comunali e anche assessori dedicheranno ad un giusto riposo per delineare questa seconda fase che dovrà essere interpretata se deve camminare chiaramente sulle gambe degli uomini e delle donne, ma chiaramente dovrà ricominciare una nuova fase in cui vi deve essere una forte accelerazione dell'attività amministrativa. Le precondizioni sono favorevoli, giovedì consegniamo il cantiere della Bonatti all'impresa e quindi devo attendermi che nei giorni successivi riprendano i lavori sulla Bonatti. Lunedì dovrebbero riprendere i lavori al tunnel perché è stato fatto l'ordine di servizio all'impresa aggiudicataria di ripresa dei lavori. Sulla collina della Terra i lavori sono ripresi, adesso in questi giorni intendo occuparmi in modo più stringente della questione di Piazza Castello che purtroppo ha necessità di fondi per la sua sistemazione. Dovrò trovare una soluzione perché tenterò con tutte le mie forze di evitare che la prossima stagione teatrale ricominci in questa condizione che è indecorosa, ingenerosa e avvilente sia per il teatro, sia per i commercianti, sia per gli abitanti che hanno sofferto
già troppo. Io chiedo scusa a queste persone, chiedo scusa a nome della città di Avellino, dell'amministrazione, però io ho la necessità di dare risposta a questa esigenza che oggi diventa molto incalzante. Su Piazza Libertà. Piazza Libertà, so che stanno lavorando sulla conclusione del progetto che era definitivo, adesso diventerà esecutivo, vista la indisponibilità della sovrintendenza all'eliminazione di una delle fontane, conto che si possa tranquillamente realizzare l'avviso di gara agli inizi di agosto.